qua in questa nuova mesa natalizia che abbiamo tra noi. Abbiamo anche il nostro gourmet Michele, giusto Michele? Oggi è la vigilia perché domani chi arriva? Babbo Natale, bravissimo! Allora abbiamo deciso di fare un piattino piccolino, una coscia di maiale intera. Vediamo il procedimento. Abbiamo la coscia di maiale, ovviamente, spezie, sedano, carote, cipolla, vino bianco. Abbiamo spezie, abbiamo delle spezie per marinare, dei chiodi di garofano, un po' di cannella e del cespuglio selvatico. Poi abbiamo raccolto qui nell'orto qui dietro, abbiamo preso della sale, rosmarino e anche dell'alloro. Perché dobbiamo mettere la carne a macerare. Adesso la faremo, la prepariamo già, gli facciamo dei tagli sulla pelle in modo che la marinatura riesca a penetrare meglio all'interno della pelle. E domani mattina, se tutto va bene, giusto Michele? Lo mettiamo a cuocere, giusto? Quante ore lo faremo cuocere questo? Bah, presumiamo che almeno 6 ore, giusto Michele? Tu l'ultima volta hai fatto 6 ore? Sì, sì. Vedi? Sì, sì. Un 6 ore lo lasceremo lì. Allora, è simpatico, non c'è niente. Mettiamo magari anche il rosmarino qua nei tagli in modo che ci entri un po' meglio, così. Va bene così? Sta andando bene, giusto? La ricetta va bene? Bene, bene. Bene, allora mettiamo un po' di verdure sotto. Abbiamo anche le foglie del sedano per non perdere, così le utilizziamo, che sono le più aromatiche indicate per le marinature. Eh sì, amore, non ti preoccupare. Mettiamo la nostra coscia su una vaschetta sufficientemente grande, ovviamente. Allora, ci aggiungiamo delle spezie per marinatura. Eh sì, vanno abbondanti le spezie, perché il pezzo di carne è grande ed è proprio un... Mettiamo il nostro cannella, 2-3 chili di garofano. Ok, va bene così? Un po' di cerfoglio selvatico. Aggiungiamo anche un po' di queste belle spezie lo stesso. Abbondanti. E mettiamo il resto delle verdure. Va bene così Michele? A questo punto prenderemo il nostro vino bianco e lo aggiungeremo fino a coprirlo. Lo lasceremo lì se abbiamo a disposizione anche un paio di giorni e poi il resto lo vediamo più tardi. Ecco qua, bene bene bene. Allora, abbiamo la nostra coscia che è stata marinare per tutta la notte, adesso che dopo un giorno di marinatura avremo il forno che è già caldo, lo mettiamo dentro un'oretta col forno caldo in modo che si rosini un po' la carne. Poi quando la carne è rosolata gli metteremo sopra la stagnola, lo facciamo andare, presumiamo 6 ore, poi ve lo diciamo al prossimo step. Il forno basso, non tanto caldo, 120-125 gradi, poi vi regolate un po' a seconda di come va. Allora, lo inforniamo e poi vediamo come va. Ecco qua. Bene, allora a questo punto sono passate alcune ore e speriamo che il nostro arrosto sia pronto. Vediamo, allora lo apriamo e iniziamo a vedere se il piccolo arrosto è pronto. Scusa. Eccolo qua. Eccolo qui. Bravo. Allora, andiamo qui, ci piazziamo qua. Eccolo qua. Togliamo via la stagnola. Ecco qua, così. Le braccine. Ecco. Qui abbiamo la nostra carne, fra un po' la affettiamo che i nostri ospiti stanno tutti aspettando, toglieremo il grasso e un po' alla volta lo affetteremo comunque va, un po' alla volta. Ecco qua. Eccoci qua, andami qua. Grazie a tutti, ciao e buone feste, eccoci qua. Buone feste! Bravi, bravi, bravi! Bene, siamo a posto, pronti? Sì, dai, finiamo, dai. Vai, chi lo taglia quello lì adesso? Lo taglio io! Ok, ciao, buone feste a tutti!